Ci sei? Siamo ospiti di Antonio Giussani e ci troviamo a Caronno Pertusella al Museo Hub Onda Rossa. Io mi sto perdendo in queste meraviglie. Oggi vi faremo vedere non delle vetture sportive, non delle automobili, ma delle vere opere d'arte di tecnologia italiana. Andiamo a scoprire insieme che cos'è il museo e quali magie ci aspettano. Andiamo. Presidente Antonio Giussani, come nasce l'idea di questo museo e quanto tempo ci è voluto per realizzarla? È una domanda che mi hanno già fatto, ma io non sono capace di rispondere, nel senso che io penso di essere un po' un portatore di un'idea che arriva da qualche parte ma che forse non è mia. Poi mi sono trovato a portarla avanti e sono contento di averla portata avanti. Ma non so per quale ragione, so che devo farlo, questa è la verità. Poi non le so dire. Se qualcuno crede in qualcosa e ha voglia di farlo, ecco, lui dovrebbe farlo anche se tutte le persone che ha intorno gli dicono di non farlo. Perché quello che nasce da dentro, che uno sente dentro, anche se non è in grado di spiegarsi qual è la ragione per cui lui debba continuare a farlo, lui dovrebbe seguire questo istinto e continuare ad andare avanti e credere in quello che fa, perché questo sarebbe importantissimo. È un progetto molto grande a cui stiamo lavorando con amici, che si chiama Arca di Noè, ed è una cosa che il mondo non ha ancora visto. Abbiamo raccolto degli affreschi dell'anno 1000 d.C. che serviranno per fare questa cosa. E non lo so, insomma, il progetto ce l'abbiamo, adesso dobbiamo andare avanti a farlo, però bisognerebbe parlarne un po' per spiegarvelo questo qua, insomma. Allora, Presidente, ricordiamo ai telespettatori quando poter venire a visitare il museo, ogni prima domenica del mese, giusto? Ogni prima domenica del mese il museo è aperto con ingresso libero. E se il numero di persone come oggi è importante, allora io faccio delle visite guidate gratuite in modo da far capire alle persone cos'è il museo. Invece tutti gli altri giorni è possibile prenotare delle visite, però sempre a gruppi, che allora io faccio ad un costo modesto, però diventa bello, diventa interessante. Tenete presente che fino adesso il museo si è finanziato da solo e quindi siamo in perenne carenza di denaro. Quindi se ci fossero dei denari io sarei molto contento. Insomma, se vi abbiamo suscitato un po' di curiosità, venite qui a Caronno Pertusella, perché non trovate delle semplici vetture, trovate delle opere d'arte. Il meglio, il fiore dell'Italia a quattro ruote. Thank you.
Gold finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his web of sin. Questo modello, questa macchina è quella che acquistò Vittorio Emanuele III nel 1939. Quando la macchina gli venne consegnata, a lui piacque così tanto che diede alla macchina il nome del suo cavallo preferito, che si chiamava Alcino. Questa è la Fiat Torpedo 2008 Alcino, di proprietà di Sua Maestà, una volta di Sua Maestà, oggi è di proprietà di un amico che l'ha lasciata qua al museo. Ed è una macchina su cui si è seduta la storia della... Fate conto che la macchina è stata usata dal re a partire dal 1939 e poi ha terminato la sua epoca con il presidente Segni. Su quella macchina, lì ci sono delle foto, si è davvero seduta la storia, da Hitler a Mussolini, al re, al presidente Truman, all'imperatore Hirohito, a Franco, De Gaulle e via così. È una cosa per cui quando è arrivata qua al museo, che l'abbiamo sistemata, eccetera, io l'ho portata dentro, vi dico che un po' di emozione ce l'avevo, perché è una macchina davvero importante, davvero particolare. Lavorando perché vogliamo dare alle persone che vengono qua una esatta dimensione di cosa vuol dire il lavoro. Infatti, restaurandolo, io non ho voluto che venissero tolte le botte del lavoro, perché questo le ha. Ho solo voluto dargli un pochino di vernice e metterlo un po' in ordine, ma ho voluto che occupasse la parte più importante del museo, proprio perché voglio far capire alle persone che il Testarossa è figlio di Ercole, non il contrario. Giusto sarebbe mettere un inginocchiatoio qua, in modo che le persone, quando vedono Ercole, si possano anche inginocchiare. Perché il lavoro, io lo dico alle persone che vengono a trovarmi, soprattutto ai ragazzi, non è la pausa noiosa fra due momenti di divertimento, no. Il lavoro è il modo che una persona ha di realizzare se stesso all'interno del mondo in cui vive. E se una persona ha la fortuna di fare un lavoro che gli piace, questa persona non fa più una cosa umana, ma fa una cosa divina. Perché? Perché crea. E c'è solo un altro essere che crea. Allora, e per me è importante dirlo alle persone, perché il mondo non può finire sulla tastiera di un cellulare o sulla tastiera di un computer. Dobbiamo tornare a essere artigiani di noi stessi, perché è questo che ci ha reso fra i più grandi al mondo, ed è per questo che ci chiamano in tutto il mondo, perché quando hanno bisogno di risolvere un problema ci vuole un italiano. E ci sono delle ragioni, vi dicevo prima, storiche per questa cosa. C'è un 4008 di cilindrata, l'Alfa Romeo l'ha fatta in 490 esemplari, è una macchina rarissima che voi vedrete pochissimo in giro, e l'amico che ce l'ha voluto lasciare al museo, mi ha chiesto di aiutarlo a vendere questa macchina, ci sto provando. Se dovessi riuscire a venderla ad un altro amico, questo mi ha promesso che la lascia al museo, e allora io sarei molto contento. E questa è una bella cosa. Ah, dovevo farvi vedere questa. Vedete com'è bello il discorso della pelle blu con il grigio fuori, eccetera. È davvero particolare. Però è una macchina che ti permette di parlare con le persone. Pur avendo 540 cavalli, ragazzi, mica uno scherzo, questa va come una scheggia, eh? Però, insomma, ti permette di capire un pochino. A differenza, dicevo prima, del Testarossa, prego. Ho fatto una domanda. Prego. Fanno le macchine super accessoriate e così via,
che vanno all'infinito come chilometraggio. Se in autostrada a norma di legge si può andare a 130 all'ora, cosa continuiamo a fare queste super macchine che praticamente pochi li comprano perché costano? E secondariamente uno che li compra dice: io vado anche a 200 all'ora, mi prendo la multa, me ne frego. Però gli no, no, la verità è che qualcuno può andare in pista e allora in pista fa quello che vuole da questo punto di vista e magari si diverte. Ci sono delle Ferrari, per esempio la FXXK, che è una macchina che la Ferrari ha fatto in 39 esemplari, che quando l'ha messa in vendita costava all'incirca un po' più di 2 milioni di euro, che è una macchina che va solo in pista. Ed è una cosa anche lì davvero particolare, tocca trovare uno che... Diciamo solo che è una macchina per molti. Sì, assolutamente, certo. Ah no, sono d'accordo. Allora, siamo in compagnia di due hostess che accolgono i visitatori al museo, Jessica e Sandra. Insomma, vi trovate nel museo della passione degli italiani, l'auto sportiva. Certo, è un onore per noi essere qua oggi. Ci fa molto piacere vedere questi gioielli in esposizione in questo museo. Si dice donne motore, gioie e dolori, ma qui sono solo gioie più che dolori. Sì, no, siamo contentissime. Poi stanno arrivando già tantissime persone. Come tra l'altro racconta tutta la storia il presidente, è qualcosa che cattura anche chi veramente non è diciamo appassionato magari alle auto, troverà sicuramente qualcosa di straordinario, verrà catturato. Beh, nel museo noi abbiamo notato che c'è la storia dell'auto sportiva italiana. L'Italia da sempre è al top per quanto riguarda velocità, soprattutto un marchio come Ferrari che riporta ancora oggi tanta passione, tanto seguito, ma l'auto italiana e l'auto sportiva italiana comunque racconta anche qualcosa di noi come popolo. Esatto, assolutamente, ovviamente la nostra storia è una civiltà unica al mondo, abbiamo una storia incredibile, quindi non solo, come dicevo prima, gli appassionati di auto sportiva, ma proprio chi diciamo avrà voglia di diciamo inserirsi, no, in quella che è la nostra cultura. Vedo anche alcuni stranieri, quindi sicuramente troveranno tutti qualcosa di bello, insomma, da scoprire. Vuol dire che quando arriva, che so io, un evento da 130, 140, 150 persone, allora l'autostrada si vuota, nel senso che le macchine le portiamo fuori. Viene il catering e lì dietro c'è la nostra cucina. Devo fare il tettuccio ancora, non l'ho fatto, ma insomma. Si preparano dei tavoli rotondi con le poltroncine imbottite e sono delle cose davvero belle, perché poi le facciamo col cristallo, con la ceramica, con l'argento, eccetera. E una persona può venire, mangia in mezzo alle macchine, cosa che non si fa da nessun'altra parte in Italia, a un prezzo per cui non deve fare un mutuo. E quindi è una cosa per cui la gente è contenta e io riesco a parlare del messaggio del museo a sempre più gente. Io sono molto contento. Noi non facciamo pubblicità, quindi le persone man mano parlano fra di loro e poi arrivano e alla fine tornano, perché poi è incontente, quindi va bene così. Come ci ricordava il presidente Giussani, questa è una delle auto appartenuta alla regina Elisabetta d'Inghilterra e abbiamo avuto il permesso di sederci dietro per simulare quelli che erano i viaggi della regina. Andiamo a scoprirla insieme. Ho quasi timore di aprire questa portiera. Magnifica, il deflettore posteriore è un'auto che, al contrario di quello che si possa pensare, la regina Elisabetta aveva anche auto con la guida sinistra, non solo con la guida destra. Noi proviamo ad accomodarci. Bisogna giustamente premere il pulsante come le auto di allora, ha un'apertura più che confortevole e proviamo il divano posteriore. Wow, è meravigliosamente comoda, la regina si trattava proprio bene. Possiamo andare, autista?
Altra auto regale, questa invece è appartenuta al re d'Italia, un modello ricco e carico di storia, perché su quest'auto si sono seduti i potenti del pianeta degli anni 30. Come poi ci ricorda anche Giussani, è un'auto di rappresentanza e oggi la ritroviamo qui al museo nella sua splendida forma. Che vi devo dire, perché anche questa è importante. Nel 1954 Roberto Rossellini ha voluto regalare una Ferrari a Ingrid Bergman e insieme al commendator Ferrari hanno scelto un colore, hanno creato un colore che prima non c'era, che è quel colore qui. Quando Ingrid Bergman ha usato la macchina in società, questo colore ha avuto un successo clamoroso e Ferrari, a partire dal secondo anno successivo, quindi dal 56, l'ha messo in produzione col nome di Grigio Ingrid. Questa è un Grigio Ingrid con l'interno in pelle blu totale e la combinazione Grigio Ingrid pelle blu sulla Scaglietti, ce ne sono due al mondo e questa è una delle due. Perché io, pur essendo presidente del Ferrari Club di Saronno, in realtà il mio cuore è alfista e il duetto, questo è un duetto 1006 che si chiama Fascione perché ha il fascione dietro eccetera, secondo me questa è la più bella macchina del mondo, disegnata da Pininfarina con poche linee, è una macchina che ti si adatta come se tu avessi una camiciola addosso ed è ha la potenza che serve per quello che devi fare oggi. C'era quel signore che mi ha fatto la domanda prima, dov'era? Beh, va. Ed è una macchina davvero molto bella, molto molto particolare, una macchina che io uso durante l'estate e dico che è spettacolare, infatti ce ne sono diverse proprio perché io sono un po' appassionato. Questo è la scocca originale di un duetto 2000 America, ha il suo numero di telaio questa macchina e quindi volendo io potrei finirla. Non lo faccio perché voglio che i ragazzi, le persone, vedano cos'è una scocca nuda e cos'è la macchina quando è stata finita, per far capire com'è importante il lavoro dell'uomo. Dare questo salone proprio come fosse un salone di casa e ho dedicato uno spazio importante ai momenti della vita della famiglia, dalla nascita alla vecchiaia, alla conversazione, alla tavola, al gioco, al lavoro delle donne, sempre comunque tenendo presente il lavoro. Questo è un tavolo da falegname di prima della guerra, che è molto importante. Quando vengono qua al museo e arrivano i coreani o arrivano i giapponesi, eccetera, e mi dicono, ma come facevate voi italiani a realizzare quelle cose belle che noi vediamo, eccetera, su questo tavolo? E io gli dico, perché siamo italiani. E voi potrete copiare, ragazzi, se volete, ma non sarete mai italiani, perché italiani si diventa in 2000 anni e quindi voi siete un'altra cosa rispetto a noi. Questo è molto, molto importante, molto bello. In fondo c'è la piccola biblioteca del museo, ma in realtà il museo ha, come posso dire, altri angoli di lettura. Un'altra cosa bella che è stata realizzata di recente è quella scaffalatura gialla, dove sono riuscito ad avere tutta la documentazione di una officina meccanica che il titolare l'aveva chiusa, voleva buttarla via questa roba, gli ho detto no, la tengo io e poi man mano, quando ho tempo, cioè mai, la sto mettendo a posto in ordine di anno e di automobile eccetera. Insomma, questa è una cosa che faccio vedere sempre, che mi piace, perché questa è un galletto della moto Guzzi ed è una moto che ha fatto anche questa la storia dell'Italia. In particolare questo, così come lo vedete tutto rotto e coso, apparteneva a un parroco che adesso non c'è più. Ma due anni fa è venuto a vedere il museo e quando ha visto il suo galletto si è commosso. E io gli ho parlato di questo progetto che ho in mente, eccetera, e lui mi guardava un po' stralunato, come dire, ma te saremmo in gamma? Sì che siamo matti. Ma alla fine mi ha regalato una caramellina bianca così grande, mi ha detto, te,
prendila questa qui e la mangi quando hai realizzato questa cosa che hai in mente. La caramellina è ancora là nel mio studio e non l'ho aperta. Testa Rossa è una macchina leggendaria che la Ferrari ha fatto nel 1984. È una macchina che Ferrari, che era perennemente senza soldi, come noi al museo, perennemente senza soldi, l'ha presentata prima del tempo. La macchina aveva dei problemi, per esempio non frena, non ha nessun ausilio elettronico, quindi se uno ha voglia di andare su questa macchina ci sono due modi: o la guida come faccio io, che vado a 60 all'ora, quindi non c'è problema, ma se vuole usarla per la potenza che dà la macchina, perché è un 5000 12 cilindri 380 cavalli, allora deve essere davvero una persona che è in grado di guidarla la macchina, altrimenti muore. È morta tanta gente su Testa Rossa. E quando è uscita la macchina ha sorpreso tutti dal punto di vista della carrozzeria, della livrea, perché era una cosa davvero importante. La Ferrari su quattro modelli di Testa Rossa l'ha tenuta per tanti anni e pare, perché il numero preciso non si sa, ma pare che l'abbia fatto in oltre 10.000 esemplari. Questo è il secondo modello ed è il modello su cui è intervenuta la Fiat quando prese la produzione della Ferrari, perché ci fu un momento in cui la Ferrari era talmente disperata che se non avesse avuto l'aiuto dell'avvocato Agnelli probabilmente noi oggi non avremmo più la Ferrari. Ma il punto qual è? Il punto è che quando l'avvocato Agnelli ha preso la produzione della Fiat, ha fatto la Fiat e anziché fare delle Ferrari ha cominciato a fare delle Fiat. E i grandi mercati, per esempio quello statunitense, ma anche quello italiano, eccetera, non l'hanno più volute le macchine Fiat travestite da Ferrari e hanno continuato a scambiarsi le vecchie Ferrari 308, 328. Il Testa Rossa sono intervenuti poco, però per dirvi, il primo modello del Testa Rossa si chiama monospecchio e monodado. Perché? Perché dove voi vedete oggi il cavallino giallo, una volta Ferrari aveva messo un unico bullone monodado che teneva una gomma che andava a 280 all'ora. Quando è arrivata Fiat ha tolto questo bullone, che allora costava 2 milioni questo bullone, e ha messo 5 bulloni come fosse una qualsiasi macchina, e invece di spendere 2 milioni ha speso allora 30.000 lire. Però insomma era una Ferrari. Queste cose qua i ferraristi poi le notano. E il Testa Rossa è rimasto in produzione 4-5 anni e poi si è evoluto con quel modello lì che si chiama 512 TR, che dal punto di vista della carrozzeria ricorda molto il Testa Rossa, però dal punto di vista del motore e del, come posso dire, e degli aiuti elettronici, oggettivamente è una cosa diversa, insomma. Quando la Ferrari fa un modello un po' particolare, non solo quelli stradali, ma un po' particolare, lo fa in un numero di esemplari sempre molto limitato. E voi dovete pensare che quando comincia a produrli ha contratti per 4 volte il numero dei modelli prodotti. Quindi se la Ferrari fa 40 macchine di un certo tipo, ha contratti per almeno 120, 130, 150 macchine e poi sceglie lei a chi darlo, mi spiego. Qui è una cosa che nel settore automobilistico non ha storia. C'è solo la Ferrari che può fare queste cose. Kiss of death.
come sempre tutte le belle cose giungono alla fine. Io vi devo salutare, la mia emozione è stata superlativa perché da ferrarista sfegatato quale sono, sono stato toccato al cuore in questa puntata, speriamo di avervi trasmesso anche voi un po' di passione e se volete venire a visitare il museo, come ci ha detto Antonio Giussani, ogni prima domenica del mese è aperto alle visite. Insomma, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima puntata di Speciale Guanti Lì. Ciao!